Di legge dell'assessore e vicepresidente della giunta regionale. Sì, grazie. Un saluto da parte del sindaco Paolo Perrone, che purtroppo non è potuto intervenire per un impegno istituzionale precedentemente preso. Un ringraziamento alla regione Puglia, qui rappresentata dall'assessore Parente, perché hanno scelto Lecce per questa rassegna. Un ringraziamento alle manifatture CNOS che ci hanno ospitato e che, con i quali abbiamo intrapreso una collaborazione che sicuramente darà ottimi risultati. Da un po' di anni la Regione Puglia ha fissato come obiettivo della sua azione politica di governo del territorio la rigenerazione urbana, ed è importante per vari motivi. Il primo è quello della effettiva necessità del recupero di quartieri, di tratti urbani che sono in degrado e che devono essere recuperati, perché anche di notevole valore anche culturale. La seconda è quella di migliorare l'habitat dei cittadini, e il terzo è quello di fermare questo dissennato uso consumo del territorio che assomma circa 100 ettari al giorno di spazio sottratto. Rigenerazione urbana, noi vorremmo, e ci stiamo adoperando in questo senso, seguiti amorevolmente dall'assessore Barbanetti della regione, proprio come idea più complessa, però non un'idea di una rigenerazione fisica e basta. Diciamo prima che non è un discorso solo per le pietre, ma un discorso per le persone. È un discorso che vuole essere di rinnovamento, di risveglio quasi delle coscienze, perché è importante che i cittadini si riappropriano della propria città e se ne prendano cura soprattutto, perché è vero che è importante la rigenerazione, la riqualificazione, ma poi una volta create le varie situazioni bisogna anche saperle, come giustamente diceva l'assessore, mantenerle agibili. Quindi è un processo molto importante. È una nuova maniera di fare urbanistica, non è più l'urbanistica che si faceva una volta, dove si decideva tutto dall'alto, veniva regalato, i grossi architetti e i cittadini subivano e basta, e l'unico intento era quello di dare sviluppo con un aumento delle volumetrie, quindi un'espansione volumetrica. Oggi il concetto è completamente diverso, noi abbiamo sposato questa idea della urbanistica partecipata, cioè sono cittadini che ci dicono come voglio la loro città e noi lo facciamo. Un esempio questo è quello che abbiamo fatto nel quartiere Deuda, per esempio, dove abbiamo fatto dei laboratori aperti con i cittadini, gli architetti dell'UA che ci hanno accompagnato in questo percorso erano diventati quasi di famiglia, quasi di casa nel quartiere, perché avevano questo interfacciarsi quotidiano, e alla fine loro sono stati intrisi da quelle che erano le richieste dei cittadini. Poi è importante il coinvolgimento delle associazioni, abbiamo fatto un concorso di idee e quindi le associazioni hanno partorito 15 idee che poi noi abbiamo messo in atto. Quindi è questa la nuova maniera che ci interessa di fare urbanistica. La città deve essere fatta sulle esigenze davvero dei cittadini, e l'amministrazione ha il compito, la governance delle piccole comunità, il compito di governare questa situazione. La rigenerazione, se vogliamo, è un po' la risposta alla crisi contemporanea delle città, con questa difficoltà nell'aggregare, con questa difficoltà nel gestire gli spazi di aggregazione. La rigenerazione vuol fare tutto questo. Come Comune di Lecce noi abbiamo partecipato a questo bando con due progetti, il primo quello percorso commerciale e della rete ecologica del quartiere Leuca, in pratica un percorso ideale che va dal vecchio capo di Marco Vito e che giunge fino al cuore della città, quindi alla Porta San Biagio, quindi proprio un ravvicinare queste periferie al centro. Il secondo progetto è quello che parla della casa della Cape, la casa del parco, quindi un centro multifunzionale, e poi col discorso della ristrutturazione, del recupero della masseria Tagliatelle e delle faune del Fate. Quindi voglio dire, un discorso importante, perché noi riacquisiamo queste strutture. Abbiamo vinto questo bando, siamo riusciti a aggiudicarci 7 milioni di euro. Quindi è stato un risultato molto importante. Dopo Bari, Lecce è stata la città, diciamo, più premiata in questo senso, e quindi è chiaro che siamo molto impegnati in questa maniera. Il concetto è proprio quello che noi cerchiamo di
traslare anche nella elaborazione del nuovo PUC, cioè questa, tutti i processi partecipativi attivati al massimo, perché abbiamo bisogno di questo continuo interscambio, questo confronto dei cittadini, che devono essere responsabilizzati e devono riacquisire la voglia di occuparsi della propria città e di costruirla come a loro piace. Solo in questa maniera riusciremo poi a farla gestire come si deve, in questo senso. E ripeto un ringraziamento all'assessore Parente, perché davvero ci sta amorevolmente guidando in questo percorso e noi gli siamo molto grati, ci sta guidando anche il concorso del PUC, ci sta affiancando e quindi siamo forti della sua benedizione. Grazie assessore. Grazie. Sono io che ringrazio il Comune di Lecce, ringrazio Manifatture CNOS, ringrazio, devo dire, i nostri ospiti, il professor Bevilacqua. Io sono una appassionata lettrice dei suoi scritti, e perché ha questa capacità di coniugare la storia, l'approfondimento storico con la comprensione, diciamo, dei caratteri naturali dei nostri territori. Credo che sia davvero la persona più adatta per riflettere oggi assieme a noi su quello che abbiamo fatto, soprattutto per quanto attiene alla rigenerazione territoriale che investe l'area vasta, e quello che ci accingiamo a fare con la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, specie con riferimento al tema delle aree interne. Ringrazio anche il dottor Caporale, autorità di gestione del PIOFESR della Regione Toscana. La gran parte di questi interventi sono stati realizzati con risorse comunitarie e sono stati realizzati non senza problemi, angosce direi in alcuni momenti, l'angoscia della spesa, l'angoscia delle scadenze, l'angoscia della rendicontazione, con il rischio di far prevalere la logica dei numeri, la fredda ratio ragionieristica rispetto alla necessità di dare davvero valore aggiuntivo all'uso dei fondi comunitari, interpretato questo termine aggiuntivo da noi come risorse che si usano per aggiungere qualità, aggiungere valore ai territori e non solo, per aggiungere il valore di una esperienza di intervento non banale nella città esistente, che quindi ha bisogno di risorse aggiuntive per essere sperimentato, per essere praticato in forma sperimentale. Questo è uno dei significati possibili del termine aggiuntivo, ed è quello che noi abbiamo voluto dare nel caso della rigenerazione urbana e territoriale. Alla fine di questa esperienza, di questo ciclo di programmazione, dovremo poter dire che abbiamo imparato qualcosa su come intervenire nella città esistente attraverso l'approccio integrato veicolato dall'Unione Europea sin dai primi programmi Urban, che risalgono ormai al lontano 1994, e che almeno nella nostra regione in Puglia avevano avuto delle declinazioni spesso riduttive, a volte addirittura distorte rispetto alla idea di riqualificazione integrata alla base di quegli interventi. Così come
appunto l'approccio partecipato, come diceva il vice sindaco di Lecce. È importante che dal 2005, anni in cui abbiamo cominciato con il piano casa regionale, con i PIRP, programmi integrati di riqualificazione urbana, mi chiedevano: ma assessore, ma come li dobbiamo fare questi programmi, come vuole che li facciamo, che vuol dire partecipare, che facciamo, convochiamo un'assemblea, facciamo venire gli abitanti a fare cosa, che cosa vuol dire che dobbiamo avere un approccio sostenibile, dobbiamo realizzare il verde, come lo dobbiamo realizzare. Insomma, io quello che mi auguro soprattutto è che ci sia stato in questi anni un apprendimento collettivo e che le risorse comunitarie siano state ben spese, perché sia difficile, dopo aver sperimentato questo diverso modo di intervenire nella città, in particolare nella città esistente, sia difficile tornare indietro, sia difficile tornare alle vecchie pratiche nelle quali i programmi integrati lanciati dal governo nazionale venivano colti come occasione per approvare varianti urbanistiche, magari valorizzando i suoli agricoli e facendoli diventare suoli edificabili. La storia recente della nostra regione è fatta di questo: i programmi di riqualificazione urbana, i programmi di recupero urbano nella nostra regione sono stati spesso esattamente o prevalentemente questo. Quindi abbiamo imparato un modo diverso di intervenire nella città esistente. Io dico che è vero che la politica bada al consenso, io ormai faccio l'attività politica da ben 8 anni, ma è proprio questa la sfida. Il consenso significa vedere cittadini contenti, abitanti di questi quartieri che sono contenti dei luoghi rigenerati e esprimono consenso a chi ha pensato un po' al loro ambiente di vita. Credo che questa sia la più grande gratificazione che noi possiamo avere da questi interventi. Infine abbiamo Maria Valeria Mininni, la professoressa Mininni, che è stata per lungo tempo al Politecnico di Bari e ora è docente di urbanistica all'Università della Basilicata, che ha svolto un ruolo importante nella redazione del nuovo piano paesaggistico territoriale della Puglia, un piano paesaggistico che ha molto a che vedere con i temi della riqualificazione, della rigenerazione urbana e della rigenerazione territoriale. Una serie di interventi, misure, indirizzi, direttive, progetti territoriali per il paesaggio regionale contenuti in quel piano sono assolutamente coerenti nella duplice direzione: sono un supporto per la rigenerazione territoriale con i loro quadri conoscitivi, con i loro obiettivi, con i loro indirizzi da un lato, e dall'altro la rigenerazione urbana è banco di prova per l'attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale. Il piano paesaggistico territoriale regionale, come molti di voi sanno, in coerenza con il codice dei beni culturali e del paesaggio e con la Convenzione europea del paesaggio, non si occupa solo di paesaggi di qualità da tutelare. Il codice e la convenzione ci chiedono che un piano paesaggistico si occupi di paesaggi degradati da riqualificare, si occupi di paesaggi ordinari, non solo di paesaggi straordinari, dei paesaggi che quotidianamente incontriamo nella nostra attività lavorativa o nella nostra vita, nel nostro abitare quotidiano. Questo è un punto importante, e quindi la rigenerazione urbana e territoriale hanno costituito
sperimentazione per cercare di capire dal vivo, no? In che modo noi possiamo intervenire per la riqualificazione della città e dei sistemi urbani in coerenza con principi e obiettivi del nuovo piano paesaggistico, e come anche in questo caso come possiamo migliorare, quali sono i sistemi che dobbiamo rafforzare, su cosa dobbiamo ancora investire in termini di progetti pilota per poter rendere efficace il piano stesso. E io insomma ringrazio davvero coloro i quali interverranno stamattina, invidio tutti voi che li potrete ascoltare, perché io purtroppo devo essere alla presidenza della giunta regionale, mi tocca andarmene di corsa per un incontro con la maggioranza e i nuovi presidenti delle commissioni consigliari competenti, e quindi mi scuso, lascio all'architetto Giannini il compito di coordinare e anche di concludere questa mattinata. Allora, nell'organizzare questo incontro di oggi abbiamo scelto di concentrarci su una questione che ci sembra essenziale in questo momento. È stato possibile per tutti vedere la mostra che è stata prima a Bari, adesso è a Lecce e ci rimarrà per un po' di giorni, e poter apprezzare, permettetemi di dirlo, diciamo, gli sforzi che sono stati fatti in questi anni per utilizzare in una direzione convincente i finanziamenti della comunità europea, dei fondi strutturali. Adesso noi abbiamo due problemi, ci dobbiamo porre due questioni, diciamo così, per il prosieguo. La prima questione riguarda come proiettiamo questa iniziativa e i suoi effetti positivi sull'azione ordinaria, perché naturalmente i fondi strutturali sono una misura aggiuntiva che serve, diciamo così, a determinare condizioni autonome di sviluppo che vanno sostenute attraverso l'azione ordinaria. Questo è un tema decisivo su cui riflettere. Secondo tema è come diciamo, nel nuovo ciclo di fondi strutturali, quello che si apre l'anno 21 e al quale tutti stiamo lavorando alacremente, come questo nuovo ciclo ci consente, per usare diciamo, quell'espressione di un noto comico napoletano, non di partire da zero ma di partire da tre, cioè di utilizzare questa esperienza per svilupparla, proseguirla e favorire quell'integrazione tra misure aggiuntive e misure ordinarie, che è un dato essenziale affinché, diciamo, alla fine di questo nuovo ciclo il problema di proseguire con le nostre forze possa essere un problema più a portata di mano. Nella strategia sull'utilizzazione delle risorse del nuovo ciclo di programmazione, come forse sapete, il governo italiano ha individuato, tra le altre cose, tre azioni ritenute strategiche, cioè tre interventi che hanno un valore strategico nell'utilizzo di questi fondi. La prima riguarda il Mezzogiorno, la seconda riguarda le città, la terza riguarda le aree interne, termine, diciamo, per la verità tutto da scoprire, perché diciamo, definito in maniera, diciamo, sfuggente ed evanescente ancora, e sul quale la Puglia, a noi pare, può svolgere un ruolo di enorme rilievo, può trarne vantaggi significativi, e vediamo come, diciamo, oggi siamo qui per discutere di questo, cioè per inserirci, diciamo, con una discussione, come siamo abituati a fare, collettiva, in un processo di progettazione, di pianificazione, di programmazione dello sviluppo che, diciamo, se affrontato in maniera adeguata, può portare notevoli benefici al lavoro di tutti quanti noi. Ma innanzitutto,
diciamo, per persone anziane come me, diciamo, che hanno vissuto diciamo, un'altra fase di particolare fortuna, di questo termine, di zone interne, viene da pensare perché, diciamo, si torna a parlare fortunatamente di zone interne e di mezzogiorno. Voi ricordate che questa questione fu all'ordine del giorno in contrapposizione con la linea di costa, spopolamento delle zone interne, urbanizzazione abnorme delle aree costiere. Nell'immediato dopoguerra, nel momento di maggiore fortuna, diciamo, delle tematiche che riguardavano il mezzogiorno, quando, diciamo, tutti quanti leggevamo e seguivamo l'insegnamento di Manlio Rossi Doria, allora, diciamo, il tema delle zone interne, per così dire, mi esprimo in maniera elementare, diciamo, era visto in una prospettiva, in un certo senso, difensiva, cioè evitare lo spopolamento delle zone interne perché proseguisse l'azione di manutenzione del territorio che in maniera lungimirante Rossi Doria riteneva che avrebbe potuto causare disastri dal punto di vista ecologico e ambientale degli anni successivi, cosa che si è verificata. Però a me pare di poter dire che oggi questa questione viene riscoperta in una chiave, diciamo, che offre maggiori possibilità di successo dal punto di vista, diciamo, dei requisiti dello sviluppo che auspica. Cioè, nel senso che alla necessaria esigenza di, diciamo, legare a una politica per le zone interne, una politica di tutela, di salvaguardia del territorio, aggiunge, diciamo così, un requisito, una possibilità che nasce, diciamo, da una forte riscoperta da parte non di poche avanguardie, ma ormai, diciamo, di una sensibilità collettiva dei temi dell'ambientalismo e del rapporto tra ambientalismo e sviluppo, tra cultura ambientale e possibilità di sviluppo, in cui appunto questo tema a questo punto offre possibilità enormi. A me pare, si tratta di esaminarle e di valorizzarle, possibilità enormi di sviluppo civile dei territori interessati. Quindi noi non solo abbiamo, e mi pare che siano gli argomenti che il nostro governo, i documenti che sono stati messi a punto sul tema delle aree interne ci offrono, non abbiamo solo il tema della tutela e della manutenzione del territorio, diciamo, con la cura delle aree interne del paese, ma come si legge nei documenti, la possibilità di interpretare la diversità naturale e culturale e il policentrismo come occasione di sviluppo. Questa tematica, che era sfumata, diciamo così, nella prima fase di fortuna di questo termine, è oggi molto più radicata nella sensibilità generale. Però vediamo che significa, che si può intendere col termine di zone interne, e soprattutto che cosa sono le zone interne, che cosa sono delle zone interne della Puglia. Io credo che uno dei punti deboli dei documenti che abbiamo letto fin qui riguarda una quasi esclusiva definizione delle zone interne in relazione al tema dello spopolamento, cioè della perdita di popolazione. Noi in realtà forse abbiamo molte più zone interne di quante ce ne immaginiamo. Il nostro paese è un paese complesso, articolato, ricco, eccetera, in cui ci sono le zone interne come quelle, per esempio, diciamo, della campagna salentina, le zone interne dei Monti Dauni, le zone interne dell'Appennino. Ci sono parti del territorio svantaggiate, e quindi da questo punto di vista si potrebbero definire interne, su cui sicuramente ci parlerà Maria Mininni, che sono le aree periurbane. Cioè, se noi, diciamo, passassimo dalla definizione di zone interne come zone spopolate alla definizione di zone interne come zone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni di sviluppo,
forse coglieremmo meglio l'obiettivo che è quello appunto di determinare condizioni di sviluppo, di pari condizioni di sviluppo tra le aree diverse del paese. Ecco, da questo punto di vista il lavoro che il governo dice di voler fare, quello di ricognizione di quello che c'è, di classificazione, diciamo così, delle diverse realtà territoriali che possono essere diciamo legate a questo termine, forse un primo lavoro sul quale l'impegno di tutti noi va concentrato. Da questo punto di vista io vorrei richiamare brevemente la vostra attenzione, ma poi sono sicuro che i nostri ospiti torneranno su questo argomento, sul tema che riguarda la struttura territoriale della Puglia da questo punto di vista. Beh, innanzitutto in Puglia, lo avete visto dalle immagini della mostra, io direi che questa contrapposizione, questa antitesi tra costa e aree interne non c'è, diciamo, o almeno non c'è in una maniera violenta con la quale diciamo, sussiste in altre parti del territorio nazionale. Forse per le condizioni orografiche e per la storia della nostra regione, come posso dire, c'è un dualismo che spesso, diciamo così, ha funzionato come, diciamo, come mutuo soccorso reciproco delle due parti del territorio. Infine, diciamo, abbiamo, e questo è un altro elemento, diciamo, del nostro territorio, uno straordinario policentrismo fatto di tante realtà diverse, ma che sono legate tra di loro e, come diciamo, si vede anche nella mostra, rappresentano una ricchezza straordinaria su cui costruire anche un progetto per le zone interne, che diciamo, rappresentano uno dei tasselli in cui la rete territoriale pugliese può svilupparsi, componendosi di parti diverse tra di loro, ma che hanno funzioni diverse in una prospettiva di sviluppo civile. L'elemento che racchiude tutti questi punti in una rete interconnessa è il tema della mobilità, che diciamo, se è importante, diciamo, in tutti i luoghi, lo diventa molto di più in Puglia per come è fatto il territorio pugliese, per come, se siamo d'accordo su questa prospettiva, noi concepiamo le prospettive di sviluppo del territorio pugliese, in cui la dimensione locale dei piccoli paesi può combinarsi con l'offerta che abbiamo a scala territoriale, nei grandi centri, nel sistema delle città intermedie, nel ricco apparato di parchi regionali e nazionali, nelle risorse che offre la lunga linea di costa pugliese, con tutte le attrattive, diciamo così, e i vantaggi che questa linea di costa può offrire. Tutti questi elementi sono e possono essere, diciamo così, in un progetto della mobilità come la stiamo concependo ora, elementi di una rete tutta accessibile e tutta utilizzabile, democraticamente direi accessibile e utilizzabile, per formare, diciamo, un'offerta complessa e diciamo, utilizzabile in maniera egualitaria in tutto il territorio. Ecco, da questo punto di vista a me pare che ci sono parti del territorio in questa prospettiva che oggi soffrono di condizioni di svantaggio rispetto alle altre, proprio per le cose che dice il documento del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, cioè perché dal punto di vista, diciamo così, delle condizioni di accesso all'istruzione, alla sanità e ai trasporti presentano svantaggi rispetto ad altre, ed è indubbiamente un tema sul quale le nuove politiche aggiuntive integrate con le politiche ordinarie possono avere un ruolo enorme. Però si tratta di capire per fare che cosa, perché è chiaro che l'obiettivo è l'obiettivo di determinare condizioni moderne e sostenibili di sviluppo. Ecco, da questo punto di vista non c'è dubbio che un tema fondamentale, un tema decisivo, diciamo così, è quello del rapporto tra agricoltura e ambiente, cioè questi sono territori in cui è possibile immaginare un rilancio dell'agricoltura legato
alla nuova sensibilità nel rapporto tra cibo e tutela dell'ambiente, nelle straordinarie possibilità, prospettive che l'Italia, diciamo, con la sua storia e con la sua ricchezza e articolazione del territorio offre, diciamo, in questo campo, e nella curiosità che molte giovani generazioni, molte addirittura venendo in Puglia, scegliendo la Puglia come luogo in cui sperimentare questo terreno di occupazione, stanno facendo e che rappresentano un fermento straordinario a cui legarsi. Ecco, da questo punto di vista però forse l'agricoltura non basta, cioè diciamo, un sistema tripolare basato su un'agricoltura su cui spero Piero Bevilacqua ci dirà qualcosa di molto più profondo e interessante di quanto non possa fare io in poche parole, soprattutto non avendo la sua competenza, va legata certamente al tema del turismo, per come si può intuire, diciamo, rispetto per le potenzialità che questo settore produttivo ha nella realtà pugliese, ma anche dell'industria, perché io credo che diversamente diciamo, queste ipotesi di sviluppo avrebbero i piedi d'argilla, ma diciamo, questo è un tema sul quale poi io vorrei sentire i nostri amici, i nostri ospiti, che cosa ne pensano. Ecco, su queste prospettive di sviluppo io credo che e in genere, diciamo, sui temi che stiamo sfiorando, io credo che l'esperienza pugliese di questi anni, quella delle politiche ordinarie e del lavoro sulla riqualificazione, ci può offrire un punto di partenza di straordinaria validità. Voi avete visto, diciamo, nelle immagini della mostra quanto gioca nel lavoro fatto il tema del policentrismo, cioè l'obiettivo di valorizzare, diciamo così, la varietà delle realtà territoriali, legandole tra di loro a prospettive di sviluppo comuni. Avete potuto vedere anche come diciamo, è importante, diciamo, in questo lavoro fatto il tema dell'integrazione. Il tema dell'integrazione ha riguardato il settore dei trasporti, per esempio, no? Siamo a Lecce, ne hanno parlato il vice sindaco e l'assessore Barbanente, dove c'è un esempio di come la stazione può essere il punto di raccordo della rete, come l'immaginavamo prima, tra territorio, città, perché garantisce non solo un'efficienza dei collegamenti, ma anche un punto in cui la qualità urbana può determinare condizioni di accessibilità migliore alla rete. Ma diciamo, il tema dell'integrazione tra politiche territoriali e altre politiche riguarda anche, per esempio, i beni culturali e l'agricoltura. Qui si stanno facendo in tutta la Puglia esperienze straordinarie per quel che riguarda la gestione dei parchi regionali, in cui diciamo, crescono esperienze sul tema dell'agricoltura e del paesaggio di straordinaria validità. Si stanno facendo esperienze molto interessanti per quel che riguarda la rete dei piccoli comuni, che non solo è stata valorizzata nell'esperienza dei fondi strutturali dell'asse 7, quello che è principalmente rappresentato in questa mostra, ma anche di altri assi come quello dei beni culturali e dell'agricoltura, cercando di legare insieme in ambiti territoriali complessi le politiche di valorizzazione dei beni culturali con quelle di valorizzazione del territorio agricolo e con quelle, diciamo, di un diverso modo di concepire la mobilità, non come trasporto da un punto all'altro della rete, ma come percorso istruttivo di conoscenza del territorio. Tutto questo è avvenuto, diciamo, nel quadro del nuovo piano territoriale regionale, che diciamo, si può qualificare per una circostanza che a me sembra assolutamente straordinaria e forse
originalissima per la Puglia, cioè di un piano che prima ancora di essere approvato, siamo in fase di adozione di questo piano, ha determinato già effetti molto positivi sul territorio. È un piano che nella sua costruzione ha visto un'enorme partecipazione della comunità locale, ha fatto crescere una sensibilità non solo dei cittadini ma in molte amministrazioni che lo praticano concretamente ancor prima che esso venga approvato. Ecco, però il tema che adesso è davanti a noi, col quale dobbiamo fare i conti, è un tema secondo me da far tremare le vene ai polsi. Questo straordinario fermento pugliese che è nato che ha avuto un forte impulso nel PPTR, che si è alimentato nelle attività della rigenerazione, che trova enormi elementi di rilancio nelle politiche dei SAC, dei GAL, dei parchi regionali. Come può tutto questo fermento trasferirsi, diciamo così, in un progetto di sviluppo sostenibile? Questo è il tema che secondo me è all'ordine del giorno e che noi dobbiamo approfondire, su cui dobbiamo lavorare per una buona utilizzazione dei fondi strutturali. Io non faccio la presentazione dei nostri ospiti perché molto meglio di me l'ha fatto il vice sindaco, vorrei soltanto proporre loro una sequenza degli interventi che potrebbe essere questa: darei prima la parola a Maria Valeria Mininni, che tra l'altro può parlarci insieme delle questioni dell'articolazione del territorio regionale, delle sue caratteristiche e dei rapporti con la costa, due argomenti sui quali ha lavorato negli anni passati. Poi darei la parola, se siamo d'accordo, al professor Bevilacqua, che invece sul tema ambiente, quello che lui vorrà, potrà dirci cose da par suo. E infine ad Albino Caporale, al quale abbiamo chiesto, nella sua qualità non solo di autorità di gestione, cioè di coordinatore della gestione dei fondi strutturali per la Toscana, ma anche perché lui ha seguito molto tutto il lavoro che si sta facendo da un anno in sede ministeriale sul tema delle zone interne, dirci il suo punto di vista sulle prospettive istituzionali, come posso dire, sia da parte del governo che da parte della comunità europea su questo tema. Bene. Allora, grazie all'assessore Barbanente, ma grazie soprattutto al nostro direttore d'area Roberto Gianni di averci dato questa opportunità di tornare a discutere su questioni che ci sono particolarmente a cuore, ma soprattutto mi sembra interessante partire dal luogo nel quale noi siamo collocati con questa bellissima presentazione fatta dall'assessore e provare a rilanciare, cioè provare anche a guardare oltre, non soltanto consolarci di questo risultato che ci sembra abbastanza incoraggiante, ma immaginare che siamo di fronte ad una nuova scadenza che è quella della programmazione dei prossimi fondi comunitari ed è una scadenza cruciale, penso, per il futuro e per la capacità di valorizzare l'esperienza, di creare, come si dice, una fruttificazione alternata e argomentata di questa fase. Io mi metto in piedi e provo un po' a fare quello che mi è stato chiesto di dare come contributo. Penso che dobbiamo però lanciarla l'immagine con la no, perché se ne vedono due e quei devi. C'è una presentazione, schermo intero forse. Ma penso che devi proprio uscire. Io incomincio magari a commentare. Allora, è evidente che tutto quello che noi abbiamo potuto vedere, questa rigenerazione urbana che rilancia in maniera molto forte e articolata non soltanto l'idea di lavorare sui vari temi che sono stati volta per volta affrontati, ma di riuscire a definire una linea culturale che a me sembra possa essere definita proprio come una ricerca di nuove forme di territorialità. Non parliamo di periferie, non parliamo
parliamo di aree costiere, non parliamo di recupero degli edifici dismessi, non sono singole questioni, ma mi sembra che si delinei in maniera abbastanza chiara l'idea di un teorema che da diversi anni la Regione Puglia sta cercando di portare avanti con un'azione del governo del territorio che acquista importanza perché non vuole soltanto incidere sugli spazi, va oltre la dimensione dello spazio e rilancia in termini proprio di politiche di coesione, cioè politiche in cui le cittadinanze diventano protagonisti di questi territori. Non esiste un territorio scontato, non abbiamo delle territorialità se non per quello che può essere il modo in cui vengono interpretate e vengono pensate dagli abitanti. Nell'immagine della rete dei piccoli comuni mi sembrava abbastanza evidente che ormai si disegnano delle nuove territorialità a partire da come le popolazioni le interpretano. Questo mi sembra un fattore molto importante, perché non possiamo immaginare, e questo diciamo lo provo a declinare rispetto ai due temi fondamentali che sono stati protagonisti di questa campagna e questa stagione della rigenerazione urbana, vorrei proprio portarvi con me a delineare diciamo due tipi di territorialità che mi sembra possano emergere dai progetti che abbiamo visto. Da una parte le città medio-grandi, e fa parte diciamo del primo asse dell'asse 7, della prima linea di intervento che si riferisce alle città medio-grandi, che è abbastanza evidente che hanno una grossa capacità di incidere su un territorio più grande che è quello nel quale si collocano e dove il problema è quello di riqualificare le periferie, quindi è la città che disegna un territorio a partire dall'adozione del tipo di territorio che la circonda. C'è una seconda forma di territorialità, e qui diciamo stando a Lecce è abbastanza evidente che questa immagine mette a fuoco come la città con il sistema policentrico cerchi di stabilire attraverso il recupero delle periferie una forma più grande di territorio. C'è invece una forma che proviene dalla capacità dei comuni, dei piccoli comuni, di adottare la parte del territorio che delineano, e quindi non possiamo immaginare che le stesse linee di lavoro o lo stesso modo di pensare alle città possa essere uguale, ma questi due progetti delineano una capacità proprio di disegnare territorialità di diversa entità. Quello che mi sembra importante è proprio capire che dobbiamo prima di tutto incominciare anche a rivedere il concetto di centro e periferia, di area costiera e area interna, perché evidentemente questi stigma non aiutano a creare delle progettualità. Penso che così come possiamo immaginare, come ci diceva in una conferenza il professor Viesti, che la Lombardia è il nord della Germania, non possiamo immaginare che il nord e il sud stiano, come dire, sempre nei luoghi nei quali ci abitano a pensare. Ci possono essere delle aree interne che hanno una grandissima vitalità e che quindi funzionano come delle vere e proprie aree di grande energia, possono esserci invece delle aree costiere che invece sono, diciamo, sottoposte ad una forma di marginalità. Penso che proprio un modo in cui i territori vadano ridisegnati a partire proprio da una nuova capacità di ridisegnare le territorialità, che possono provenire anche da una rilettura di alcuni fenomeni che in Puglia sono particolarmente interessanti, come appunto i fenomeni del policentrismo, i fenomeni dei piccoli centri. E poi c'è un altro elemento che a me sembra possa emergere e che più volte è stato richiamato dall'assessore Barbanente, ma diciamo un po' si legge abbastanza chiaramente da questi progetti, è che non c'è più l'idea che nella riqualificazione dello spazio aperto noi parliamo semplicemente di luoghi che vanno ribasolati, che vanno riabilitati per degli usi diciamo più confortevoli, ma c'è un'idea di rimettere insieme economie, società, usi attraverso una buona capacità anche da parte delle popolazioni di reinventare i luoghi. Non è possibile immaginare dei progetti che non abbiano come finalità proprio il modo in cui noi immaginiamo di abitarli e di riutilizzarli. Dentro questa visione
Io vedo e diciamo nella mia presentazione cercherò anche di fare le veci del professor Pier Donadier, che avrebbe dovuto essere qui e che diciamo non essendo presente mi hanno anche chiesto di poter fare una riflessione rispetto ai temi della campagna urbana, i temi diciamo di questa campagna che è stata più volte richiamata e che entra prepotentemente in gioco nel momento in cui parliamo di città. Lo diciamo perché da una parte credo che le geremiadi del consumo di suolo, se dette così come un problema che riguarda la necessità di non considerare qualsiasi trasformazione come positiva e immaginare che il consumo di suolo stigma come negatività qualsiasi nostra trasformazione, come dire, evita e riduce il nostro modo di poter intervenire in maniera propositiva. Quindi la campagna credo che in tutto il ragionamento che io proverò a portare avanti ha un ruolo sostanziale, perché se la campagna ha una sua capacità di essere non un contenitore fragile, non un luogo nel quale immaginiamo, come è stato finora, di poter espandere le città, ma incomincia ad avere un ruolo di soggetto attivo, evidentemente nella condizione di una politica agrourbana noi possiamo cercare di trovare delle comuni convergenze, delle comuni positività. Questo sta molto dentro delle politiche che altrove si fanno con successo, penso soprattutto ai casi francesi di contratti di territorio, di politiche di agglomerazione, che credo che sia proprio un modo culturale di immaginare le solidarietà, le reti di comuni, le reti di mobilità come condizioni che disegnano geografie territoriali frattali ad una, come dire, dimensione che si compone, si scompone volta per volta quando c'è un progetto che le tiene insieme. Questo tema io lo chiamo periurbano. Provo a riflettere con voi di un tipo di territorialità che secondo me e secondo anche altri studiosi può essere il modo in cui tra città e aree interne, così come ci dice il documento a cui si è fatto riferimento, e che nel mezzogiorno vanno necessariamente declinate rispetto ad una potenzialità che è quella dell'agricoltura e che ha un modo di poter essere rinnovata e rigenerata grazie proprio alla capacità delle città di essere dei soggetti che con l'agricoltura stabiliscono delle nuove idee da condividere, da costruire insieme. Il tema della periurbanità naturalmente ci porta a tre grandi progetti che in questo momento ci impegnano a livello anche di programmazione comunitaria. Da una parte, all'interno del documento Barca si fa espresso riferimento ad una necessità di pensare a politiche di coesione che ripartano dai luoghi, che ripartano da politiche fortemente territorializzate, dove il tema lavoro, il tema delle nuove occupazioni sono fondamentali per poter creare delle iniziative che possano avere delle ripercussioni evidenti sul campo del lavoro. Dall'altra parte c'è una possibilità anche di immaginare che il rapporto fra città-campagna è un rapporto che può mettere insieme, soprattutto nelle aree periferiche e nelle aree in cui l'agricoltura ha contatto con la città tende a degradarsi, una doppia marginalità dalla quale possiamo immaginare invece quanto è importante che la campagna e l'agricoltura di prossimità rimanga in vita, rinnovandosi con progetti di multifunzionalità ma estremamente prolifici grazie anche all'uso destinato alla città. Politiche agrourbane che si integrano perché in questa condizione diciamo di mutualità ci sono molte cose che si possono fare, e dall'altra perché il tema del programma di ricerca Horizon 2020 è un programma che vede diciamo chi lavora nella ricerca fortemente orientato a
trovare delle nuove energie nell'ambito della bioeconomia, dell'agricoltura sostenibile, dove il problema dell'alimentazione è un problema importante per il futuro. Tutte queste condizioni mi sembra che delineino un campo di lavoro, una riflessione che evidentemente non può che partire dalla città, perché le città hanno una loro grande potenzialità nell'attivare rinnovamento. È evidente che in un territorio come quello del Salento, dove non soltanto abbiamo una struttura, un'armatura territoriale fortemente policentrica, ma attraverso anche i processi di dispersione, di diffusione, si è creata una frammentazione in cui non abbiamo un territorio che potremmo dire campagna profonda, ma è dappertutto un territorio che entra in forte commistione e in forte prossimità con la città e con i tessuti abitativi. È evidente che questa è una visione che va rilanciata, è una visione importante che può diventare anche un elemento strategico. E ancora, dentro questi luoghi, a voler ben guardare, è già presente un'energia innovativa, molte iniziative nell'analisi, per esempio, di tutti i progetti lanciati con i bollenti spiriti, c'è quasi un 47% di iniziative che si colgono nel periurbano, quindi evidentemente sono territori che hanno già una loro capacità di essere definiti dalle iniziative che sostengono. E nella idea di una dismissione, nell'idea diciamo di una necessità anche di recuperare quello che è il patrimonio di un mondo rurale che evidentemente va ripreso, perché le condizioni nelle quali molte di quelle infrastrutture erano state create ma non sono riproponibili, c'è invece un progetto estremamente interessante di risignificazione, prima ancora che semplicemente di rimessa in moto. I territori periurbani naturalmente hanno una condizione che per alcuni aspetti ci mostra due diverse geografie. Da una parte, nella zona intorno alle città o intorno ai comuni, noi parliamo di possibilità di costruire nuovi modelli di approvvigionamento del cibo, cambiamenti climatici, rischio, cioè recuperare anche la dimensione del territorio di contenimento del rischio. Parliamo di problemi che hanno una scala molto grande, dall'altra invece vanno affrontati e elaborati all'interno di politiche che vanno naturalmente considerate a partire dalla città, come il recupero dell'area diciamo limitrofa delle periferie, la possibilità di poter lavorare anche con gli orti urbani. L'importante è che appunto non confondiamo l'idea del periurbano semplicemente con la più forte banalizzazione che si è potuta fare di immaginare di riempire questo territorio di orti sociali. Quella è una delle possibilità di poterlo elaborare, ma credo che le idee vanno necessariamente collocate in una politica del territorio di più ampio respiro. E qui diciamo proviamo un po' anche a descrivere quali sono le diverse geografie di periurbanità, quindi dentro questo tema è possibile rileggere l'ossatura diciamo infrastrutturale della Puglia, che è evidentemente data dai centri, dai grandi centri, piccoli e i medi centri, e da un sistema infrastrutturale che li tiene insieme, che già descrivono i territori attraverso forme come per esempio quella di Bari, con il sistema dei casali e di questo sistema a tela di ragno, a raggiera, che non è molto dissimile da quello che abbiamo intorno a Lecce, di territori in cui il rapporto con il contado storicamente era fortemente coeso, territori potremmo dire fortemente diretti, autodiretti. Naturalmente non possiamo dire la stessa cosa per territori come quelli del Tavoliere o quelli della Puglia centrale interna, dove i vuoti infrastrutturali o il forte la dimensione a grana grossa tra centri e territorio disegna evidentemente, lo leggiamo in maniera abbastanza chiara, territori che avevano un rapporto completamente diverso tra
contado, centro urbano. Del resto, se dovessimo guardare una carta dell'uso del suolo, troveremmo che mentre qui prevale la campagna a perdita d'occhio del cerealicolo, è ben diversa la situazione dell'Alta Murgia o delle grandi piantate olivetate della Puglia centrale, cioè sono territori che storicamente in passato erano fortemente eterodiretti, le politiche, diciamo, di conduzione di queste terre avevano ragioni e logiche che non erano sicuramente quelle della, potremmo dire oggi, del mercato di prossimità, avevano logiche mercantili che lavoravano con un'economia europea. Un territorio estremamente interessante, se dovessimo guardarlo alla luce della storia, che ci fa capire come la storia è straordinariamente contemporanea, cioè ancora ci dice delle cose molto interessanti, perché evidentemente le dinamiche che noi possiamo attivare in un'area metropolitana o in aree nelle quali abbiamo territorialità a grana molto fine non possono essere le stesse che possiamo applicare altrove, dove i territori si dilatano e dove il concetto di area interna evidentemente deve avere molto a che fare con un ragionamento di tensione del territorio da un punto di vista delle risorse, di presidio, di contenimento, diciamo, di tutte quelle che sono le riserve naturali che vanno naturalmente preservate. Ma naturalmente un territorio di questa natura è fortemente complementare, intanto perché, stando adesso forse in Basilicata, parlare di aree interne pensando alla Puglia, che è una terra sostanzialmente dappertutto subcostiera, pensare al Salento come a un territorio che ha un'internità mi risulta difficile, se sappiamo che una corda fra Otranto e Gallipoli non dista più di 30 chilometri, per cui nel momento in cui ci si allontana da una parte si sta per scivolare dall'altra parte. Ma non è soltanto una questione, diciamo, di territori da un punto di vista di topografie, sono anche territori che risultano deformati da quelli che erano gli usi. Se i comuni del Salento inclinano verso lo Ionio è perché il porto di caricamento principale era Gallipoli, quindi non c'è una costierità, poiché le città avevano un ruolo di essere presidi delle campagne, luoghi di raccolta dei prodotti che venivano caricati e dovevano andare via, quindi il mare era considerato in un'ottica completamente diversa da quella che abbiamo oggi noi come desiderio di balneabilità. La stessa cosa potremmo dire se dovessimo immaginare che il territorio cosiddetto vuoto dell'Alta Murgia era un territorio soltanto fino a un secolo fa pienissimo di usi e di umanizzazione, perché la dogana delle pecore è ancora oggi, secondo me, un progetto che andrebbe riletto, rivisto, perché era un progetto di gestione del territorio dove economie enormi si muovevano attraverso la transumanza di 5 milioni di capi di bestiame che dalla Italia centrale arrivavano in questa terra, stabilendo, diciamo, con le dogane e con i prezzi delle gabelle un'economia interessantissima, senza incidere sul territorio se non per muri a secco che stabilivano le varie poste e le varie condizioni, diciamo, di sosta degli armenti. Un progetto che oggi, naturalmente, essendo venuto meno perché la nostra memoria lo ha cancellato, ci fa pensare che il territorio dell'Alta Murgia sia un territorio inutile. E queste sono, diciamo, le maniere con le quali abbiamo riletto all'interno del piano paesaggistico territoriale le forme, diciamo, dei processi contemporanei che hanno riempito di segni quello che era invece un sistema estremamente leggibile del nostro territorio. E queste sono quelle carte che ancora dimostrano come dentro quella armatura territoriale c'è un sistema, diciamo, di tipo sovrastrutturale, superficiale, che a volerlo rileggere ci dà conto di quanta potenzialità è possibile ancora recuperare e che andrebbe visto in filigrana con le territorialità che abbiamo visto ridisegnare dalle popolazioni. Anche all'interno del piano paesaggistico gli ambiti delle unità di paesaggio sono state ricostruite sulla base di progettualità e quindi territori che nascono dal basso.
Il Salento è un territorio nel quale abbiamo già ben 12 anni fa, cioè su questo territorio si sono stratificate delle riflessioni fortemente innovative, delle quali bisogna tener conto e che vanno anche recuperate. Nel piano territoriale di coordinamento provinciale il tema della periurbanità, pur non chiamandola con questo nome perché non si era ancora capaci, diciamo, di dare una visione strutturata, aveva cercato di leggere come le forme, diciamo, dei processi contemporanei avessero disegnato territori che andavano recuperati, e l'idea di immaginare un progetto di territorio grande come un parco evidentemente non era l'idea di estendere una grande area protetta all'interno di tutta quanta la provincia di Lecce, ma di immaginare che era possibile pensare ad un'opzione ambientale in tutte le politiche che da quel momento in poi all'interno del Salento si potevano avviare. Un'idea di comfort e di welfare completamente diversa, ma naturalmente, come dire, alle volte è difficile riuscire a dire delle cose se non si costruiscono i processi di accompagnamento, come mi sembra che oggi in una dimensione fortemente operativa si stia riuscendo a dare. Ma le idee sono già storicizzate, cioè non stiamo dicendo niente di nuovo, è il tempo della storia che porta a compimento ciò che erano le buone idee e le buone progettualità. Nella dimensione costiera è evidente che il nostro territorio disegna, come dire, una geografia molto particolare, perché sulla costa ancora oggi si vanno a collocare delle quantità, diciamo, di espansione del nucleo urbano, senza immaginare che il territorio costiero è un territorio che deve diventare una grande riserva. I francesi, senza mettere tante leggi, definiscono il territorio costiero come un territorio intangibile, dove non ci sono se e ma una politica che lavora all'interno della Puglia, dove abbiamo 900 km di costa, il Salento ne occupa una quantità notevole, quasi più del 10%, è evidente che all'interno di questo territorio una politica territoriale deve partire dall'idea che tutto quello che è bianco, diciamo, è un colore che abbiamo a posteriori, è una riserva che serve per poter rilanciare all'interno di questo territorio la riserva mare, perché evidentemente una terra di questo genere deve riuscire a valorizzare quello che di più importante ha. Questi invece sono, diciamo, gli elementi. Allora, vado abbastanza velocemente, nel piano paesaggistico questo tentativo di disegnare due tipi di geografie mi sembra che si è tentato di fare immaginando una politica di sostenibilità urbana a partire da questo concetto del ristretto, che erano gli antichi luoghi, e naturalmente Lecce è stato uno degli elementi più importanti che abbiamo messo a fuoco, in cui il ristretto era il privilegio di raccolta di quell'agricoltura a servizio della città. Invece altre dimensioni geografiche venivano disegnate dai territori, cioè forme all'incontrario che partivano dalla capacità di alcuni territori, come nella zona del torrente Cervaro, negli Ipaduli, nella zona della Valle d'Itria, che il territorio si definisce attraverso areali di piccoli centri. La partecipazione è stata fondamentale, abbiamo, come dire, ridisegnato una progettualità che secondo me ha molte buone idee che possono dare una mano alla ricollocazione dei prossimi fondi comunitari nella sommatoria dei 5 progetti dello scenario regionale, in cui le diverse visioni sono state riconnesse. Lecce è stato un luogo nel quale abbiamo provato a leggere come questa periurbanità potesse dare formule innovative a progetti nuovi. Abbiamo provato, questa mi sembra una delle questioni più importanti da esplorare in futuro, ad articolare le misure della programmazione del piano di sviluppo rurale, che contiene delle straordinarie idee per entrare nel vivo di questa riflessione,
fondi per poter fare in modo che l'agricoltura possa continuare ad essere competitiva, misure agroambientali e interventi per una agricoltura multifunzionale, oltre naturalmente ai territori che derivano dalle visioni dei GAL, come una dimensione che può riuscire a dire cosa si può fare in tutte quelle aree che sembrano le aree senza autore, le aree senza nessuna prospettiva di trasformazione. E questo ci è servito nell'applicazione dei comuni a immaginare che cosa succede quando queste dimensioni periurbane vanno a ridisegnare come delle nuove cornici di senso intorno ai comuni, immaginando che nel periurbano c'è tanto da fare. Non sono delle aree nelle quali con l'agricoltura immobilizziamo la crescita, ma diciamo quali sono le formule più compatibili con uno sviluppo sostenibile che dà occupazione, in cui l'agricoltura diventa un elemento importante di sviluppo di una città e di riqualificazione. Nella città di Ruvo la dimensione periurbana è servita per ridare una cornice forte a quello che era un forte contenimento del consumo di suolo di questa città. Nell'ambito invece della città di Apricena è servita per rileggere un tema di un sedime, di un torrente urbano come un parco che coincide con una periurbanità interna. Naturalmente questo significa lavorare con i processi, lavorare dentro gli strumenti che abbiamo a disposizione, altrimenti rimangono delle idee che non riusciamo a collocare nell'ambito, diciamo, del governo del territorio. E qui, diciamo, erano anche delle ipotesi che si è provato a fare elaborando alcune idee di riforestazione urbana, lavorando con le misure del piano del programma di sviluppo rurale, come riuscire a creare un doppio effetto, una ricaduta multipla di un effetto che si potrebbe rielaborare. E qui appunto nei processi contemporanei provo a dire che se questa ipotesi nel campo della rigenerazione urbana è sotto i nostri occhi, il vantaggio e, diciamo, le idee che ha prodotto, potremmo dire che anche nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, recentemente in un incontro che c'è stato, il direttore d'area, il dottor Papa Pagliardini, ci ha parlato di una grande capacità dell'allocazione dei fondi della Comunità Europea in tre settori strategici: il ringiovanimento dei nuovi imprenditori agricoli, è una questione sostanziale, quella di rimettere energia, innovazione, nuove idee e voglia anche di investire nell'ambito dell'agricoltura. L'agricoltura non è un luogo dei nonni, non è un luogo, diciamo, di arretratezza, ma diventa il territorio più vitale intorno al quale c'è molto da fare. La possibilità di creare formazione, informazione e servizi di consulenza con la figura dell'animatore o del consulente, che è un elemento chiave per poter animare iniziative sul territorio. E naturalmente nel concetto di innovazione non c'è soltanto l'idea di sperimentare o testare strategie, ma quello di individuare di tutte quelle iniziative ciò che produce crescita. Nella valutazione degli esiti credo che ognuno di noi sappia che il successo dei prossimi fondi è quello di riuscire ad accompagnare le iniziative con un processo di forte valutazione, non ex post ma soprattutto ex ante e in corso d'opera. Che cosa si può fare per il futuro? Quale idee possiamo provare a lanciare? Mi dispiace di aver preso un po' di tempo. Io proverei a parlare di una food planning, cioè di una immagine della città che vive con la propria campagna in un progetto agriurbano, cioè un progetto di condivisione di alcune strategie che naturalmente portano benefici, diciamo, condivisi.
L'agricoltura sostenibile urbana è un tema di mettere in gioco le aree periurbane per poterne fare progetti anche di abitabilità all'interno, diciamo, di modi in cui questo luogo intorno alla città può diventare anche una dimensione, diciamo, di una abitazione stagionale senza occupare territorio. C'è un'idea di agricoltura sostenibile urbana all'interno di queste aree, si può fare vera innovazione. Si può immaginare che le forme più sperimentali di agricoltura stiano in questo ambito fortemente irrorato da infrastrutture, quindi che si presta abbastanza facilmente. Nella idea invece di immaginare politiche di sviluppo locale, noi possiamo immaginare che in questi luoghi si vadano a collocare da una parte i processi, diciamo, del metabolismo urbano, nuovi ambiti per il recupero delle acque, per i rifiuti, per tutto quello che serve, che ha bisogno di territorialità, e che questo naturalmente non è soltanto il periurbano intorno ai grandi centri metropolitani, ma può essere anche areali distanti da dove apparentemente c'è dinamismo e crescita. Alcuni luoghi all'interno, diciamo, che sono anche sottodimensionati, potrebbero avere delle vocazioni che vanno, come dicevo, in complementarietà, dove invece le attività sono eccessivamente energivore in termini di suolo. E poi infine la possibilità di una patrimonializzazione, e cioè di considerare il mondo della campagna come un luogo, diciamo, di turismo e di recupero dei valori del mondo rurale. Penso di aver finito, forse c'era un'ultima immagine. Sì, possiamo anche fare a meno. Volevo soltanto dare un'ultima considerazione. Il periurbano non esiste, è difficile anche da perimetrare, parliamo, come dire, di una vera e propria congettura, perché non lo abbiamo da leggere da nessuna parte. Io penso che questo luogo abbia bisogno di un soggetto politico che dia valore, altrimenti rimarrà per sempre un luogo a disposizione di tutti e quindi un luogo senza autore. Io penso che molta della capacità in futuro di riuscire a trovare delle forme anche fortemente innovative è quello di ridare un ruolo di grande intesa in termini agroambientali fra l'agricoltura nel luogo in cui oggi è più marginale, che è la periferia urbana, e una periferia intesa naturalmente in termini estremamente dilatati. Io ho provato, diciamo, con voi un po' anche di illustrare alcune possibilità che servono per dare alla periurbanità un carattere di istituzione, e tutti i territori che trovano degli statuti di luoghi, trovano un progetto, diventano realmente luoghi. Ringrazio Maria Mininni che ci ha dato la possibilità di approfondire, diciamo, questo argomento che mette insieme la definizione della struttura territoriale pugliese con le politiche alle quali stiamo indirizzando la nostra riflessione, il nostro ragionamento, cioè quella delle aree interne. Il tema dell'integrazione tra ambiente e agricoltura è un tema decisivo che noi stiamo cercando di coltivare in Puglia con enormi difficoltà, perché è chiaro che una misure di difesa del territorio agricolo con strumenti normativi tipici dell'urbanistica, dell'assetto del territorio, sono del tutto inefficaci se non si sincronizzano, diciamo, con politiche di valorizzazione della ruralità, del territorio rurale, di sostegno all'azione dei contadini, che sono tutta un'altra storia, diciamo, su cui speriamo che il lavoro di sincronizzazione tra le nostre attività e quella dei colleghi dell'agricoltura, e soprattutto
se ci fosse una maggiore sensibilità da parte della comunità europea in questa fase di definizione delle nuove politiche strutturali, noi avremmo un aiuto enorme, diciamo, in questa prospettiva. Adesso do la parola al professor Bevilà. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio di cuore Roberto Gianni che mi ha coinvolto in questa iniziativa, perché ho appreso davvero tante cose questa mattina e io mi diverto quando apprendo. Ho appreso attraverso la mostra e l'illustrazione dell'assessore Barbanente. Adesso, diciamo, ascoltando gli interventi, l'ultimo di Maria Mininni, continua, diciamo, il godimento intellettuale, perché io amo, pur essendo facendo lo storico di mestiere, dialogare con gli altri saperi che mi aiutano a comprendere e a utilizzare meglio il mio, quello specifico dello storico. Allora, io farò una riflessione di carattere storico-teorico generale, che spero non risulti troppo astratta rispetto all'ambito più circoscritto, diciamo regionalmente circoscritto, dei problemi che stiamo affrontando questa mattina. La prima osservazione di carattere generale che vorrei fare è la necessità di avere questa consapevolezza storica, e cioè che la città è un organismo parassitario. Storicamente è sempre stato un organismo parassitario, cioè una vita, un corpo che vive a spese di un territorio estremamente più vasto rispetto a quello che questo corpo occupa. Dice uno storico, Paolo Malanima, che la civiltà agraria, questo è un esempio, si è fondata più sul bosco che non sul grano, perché pensate, è stato calcolato che una città media di 10.000 abitanti in età preindustriale aveva bisogno di una foresta nei suoi dintorni di circa 500-800 chilometri quadrati, perché il legname era necessario per le attività domestiche, le attività manifatturiere, il riscaldamento, eccetera. Perfino una città come Londra, nel 6-700, secondo la testimonianza di uno storico autorevole, Fernand Braudel, era una città parassitaria, cioè viveva a spese dei suoi dintorni, oltre che, diciamo, del mercato internazionale. Oggi, diciamo, a questa passività, a questo consumo bulimico che la città ha nei confronti dei territori circostanti, si aggiunge un altro elemento, un'altra tensione dovuta alla componente finanziaria che è sottesa all'utilizzazione e al consumo dei suoli. No? La rendita finanziaria che si ottiene utilizzando il suolo cittadino costituisce una minaccia permanente. È stato un motore, naturalmente, dal punto di vista storico. Lo sviluppo urbano, l'edilizia in quanto ramo di attività economica è, come si diceva fino a poco tempo fa, un grande volano di sviluppo economico, perché il cemento significa anche naturalmente ferro, significa trasporto, significa utensilerie, cioè l'urbanistica e l'edilizia rappresenta una spinta formidabile di moltiplicatore e un moltiplicatore economico. Allora io questa nuova condizione della città, parlo in generale, ma naturalmente il contesto italiano è sempre presente, la sintetizzerei con una riflessione
di Pierre Donodier, che Maria Menini ricordava poc'anzi, il quale in città urbanizzate ricordava, faceva questa riflessione: i giardinieri e gli agricoltori, qui giardinieri è una traduzione forse impropria, starebbe meglio ortolani, no? Gli ortolani e gli agricoltori devono affrontare ovunque lo stesso problema. Da un lato, la loro attività agricola ormai precaria diventa sempre meno redditizia, nonostante le vicinanze del mercato urbano. Dall'altro, i terreni edificabili acquistano valori eccezionali che i proprietari fondiari vorranno prima o poi realizzare. Per impedire l'urbanizzazione, le rendite fondiarie dovrebbero essere equilibrate da quelle agricole, che è la sfida, diciamo, no? Che noi abbiamo di fronte. Tra l'altro, non c'è solo l'occupazione di suolo per edifici, soprattutto per abitazioni, oggi c'è anche la sfida del solare e dell'energia cosiddetta verde, quindi a competere con l'utilizzo in senso agricolo dei suoli. Allora, come rendere l'agricoltura competitiva? Sembrerebbe una guerra persa in partenza, no? Stando così le cose, e rischiamo effettivamente di perderla. Io provo qui a dire tutta una serie di possibili vie strategiche per venire a questo risultato, dicendo anche alcune cose che già Maria ha espresso, e con delle considerazioni d'insieme che spero di rendere chiare. La prima strada riguarda una scelta culturale che deve investire i due ambiti, l'agricoltura e le città. Un mutamento culturale che da tempo investe, per la verità, l'agricoltura, no? Maria parlava di agricoltura multifunzionale, e questa è la dimensione europea, è una conquista dell'agronomia europea, questa visione dell'agricoltura non come luogo di semplice produzione di beni agricoli, ma come qualcosa di più complesso. Lo dirò più avanti, l'agricoltura è una erogatrice di servizi innovativi oggi, no? Non è solo produzione di frutta e verdura. E poi ci vuole un mutamento, è necessario un mutamento nella concezione della città. Noi la città ancora non riusciamo a vederla nella misura e con la modernità che sarebbe necessario. Allora, come si compete a livello agricolo? Intanto con la qualità, la salubrità e la freschezza dei cibi dell'agricoltura periurbana rispetto ai cibi industriali, ai cibi contaminati, ai cibi con i conservanti, ai cibi che hanno una qualità anche organolettica inferiore rispetto all'agricoltura, per intenderci, a chilometro zero. Naturalmente un'agricoltura che ha bisogno di raggiungere facilmente il consumatore cittadino, e voi sapete che esistono delle strutture come i GAS, i gruppi di acquisto solidale, che in alcune realtà italiane si configurano anche come strumenti di welfare, di assistenza. I ragazzi che portano le cassette con frutta e verdura a casa delle persone anziane svolgono anche una funzione in certi casi, e bisogna migliorare questa rete che scavalchi l'intermediazione commerciale e renda i cibi realizzati con l'agricoltura biologica a basso prezzo, perché anche questa è una dimensione importante. Bisogna ambire a rendere popolari questi prodotti, no?
prodotti di elite, prodotti a cui tutti possono accedere. Quindi risparmiando sulla distribuzione si può fare molto. Allora, ricordavo l'agricoltura come erogatrice di servizi. Adesso su questo mi soffermo poco perché è stato già detto parecchio, ma aggiungerei che funziona molto l'agricoltura sociale, dove si curano gli handicap, l'agricoltura come luogo che può dare la possibilità agli anziani di vivere una dimensione della loro vita diversa. Le fattorie didattiche, soprattutto nell'Italia del Nord funzionano molto, cioè la scuola si collega con i campi, con la campagna e dà la possibilità di una formazione sulle scienze naturali molto diversa da quello che si pratica. Ma guardate, io vengo da molti di voi vengono da da un percorso scolastico dove si studia la botanica sui libri e non si vede mai come un fiore si trasforma in frutto, non si vede mai un albero, non si capisce come quale sia la vita del terreno agricolo e così via. E i ragazzi delle città possono essere portati in campagna e apprendere direttamente questa dimensione da cui sono stati ormai violentemente separati negli ultimi decenni. C'è una separazione, bazzicando slow food, circolava questa storiella, apparsa in televisione, a un ragazzino è stato chiesto da dove proveniva la mozzarella e lui ha risposto dal frigorifero. No? Cioè, c'è una frattura cognitiva tra il mondo cittadino e il mondo in cui si produce il cibo, che naturalmente deve essere. Naturalmente, ecco, questo tipo di valorizzazione dell'agricoltura come erogatrice di servizi comporta una battaglia con gli amministratori. Cioè bisogna che gli amministratori siano portatori di una cultura del territorio che sia all'altezza delle sfide che noi abbiamo. Non lasciatevi ingannare dalla bravura degli amministratori di cui godete da queste parti, perché purtroppo non è così. Cioè, gli amministratori in generale in Italia continuano a vedere il territorio e anche il suolo agricolo come occasione della cosiddetta crescita economica, capace di rimpinguare le casse esauste dei comuni, eccetera. È una scelta suicida e perdente. Mi soffermo un attimo su quello che considero un mutamento importante e ancora tutto da arricchire, da dilatare e da approfondire, della visione della città. Secondo me noi abbiamo dimenticato che la città è un ecosistema. La città è un ecosistema. Lo è sempre stato un ecosistema. Che vuol dire un ecosistema? Vuol dire che la città è un organismo vivente, immerso in una rete di relazioni territorialmente assai vasto, che ne rende possibile la vita, ma che al tempo stesso la condiziona. Questo, da un punto di vista economico, è evidente, no? Non c'è città di media dimensione che non sia, per esempio, dipendente dal commercio internazionale, perché tutta una serie di beni che ci arrivano vengono non solo dal resto del paese ma dal resto del mondo. Guardiamo brevemente invece gli aspetti ambientali, che fanno della città un ecosistema. Intanto, questo lo sapete bene, è un centro energivoro, no? La città consuma immensi flussi di energia di origine prevalentemente fossile, eh? Ma
ma la città consuma acqua. La città consuma acqua, flussi idrici che vengono dall'esterno del territorio. E pensate a questo paradosso, non ci si pensa proprio minimamente, ma le città non conservano l'acqua pluviale invernale. L'acqua che produce danni alla città stessa durante l'autunno e l'inverno si perde, no? È libera di fare danni e non viene accumulata. E invece noi, secondo me, avremo col tempo sempre più bisogno di accumulare quest'acqua per utilizzarla a fini civili durante l'estate, no? Annaffiare i giardini, altri usi, perché non abbiamo una mentalità parassitaria, cioè l'acqua la ricaviamo dagli acquedotti, apriamo i rubinetti delle nostre case e la utilizziamo. La città è un grande corpo che svolge una gigantesca attività metabolica, divora ingenti massi di materiali e di energia e li espelle sotto forma di rifiuti e quindi sotto forma di discariche che occupano altro territorio, che consumano altro suolo all'esterno di se stessa. Quindi diciamo, basterebbe questo per capire che le città sono, come dire, il cuore dello squilibrio termodinamico che caratterizza le nostre società. Ci sono tuttavia alcuni altri aspetti meno noti della città come ecosistema che vale la pena ricordare, perché questo ci consente anche di valorizzare di più gli interventi che vogliamo realizzare nelle periferie attraverso l'agricoltura, attraverso il verde, attraverso la piantumazione di alberi, eccetera. Cioè la città è un alteratore climatico. Le città sono più calde dei territori non urbanizzati. Questo ormai è provato. E quindi noi, per esempio, avremo sempre di più, se le città rimangono così, delle estate invivibili nella città. Cioè con il riscaldamento climatico in atto noi avremo estati dove sarà difficile, diciamo, stare all'aperto. Le città sono acceleratori della distruttività dei fenomeni pluviali, cioè le piogge intense dei nostri anni che assumono sempre di più carattere catastrofico e distruttivo, perché in poche ore si concentra una massa d'acqua enorme, per via della cementificazione. Le città medesime accelerano la violenza, accentuano la violenza delle piogge, delle acque e quindi ingenerano danni. Sapete, questo è un discorso che vale per Lecce, per la Puglia, per l'Italia intera. Ricordo questo censimento del 2001, aggiornata al 2011, io non ce l'ho questi dati aggiornati, il fenomeno demografico si sarà accentuato. Oltre il 66% della popolazione italiana vive lungo le coste e le colline litoranee della penisola. Il che significa che in quest'area ci stanno non solo le abitazioni, ma ci sono anche le aziende, ci sono le infrastrutture viarie e ferroviarie, c'è la ricchezza del paese che è minacciata da questi fenomeni distruttivi che sono accelerati dalla cementificazione urbana. Quindi noi abbiamo un compito strategico quando noi interveniamo sulle periferie, perché rendiamo non solo climaticamente più accettabile la vita nelle città, ma diamo all'acqua la possibilità di essere assorbita durante le piogge intense
e quindi di attutire i danni possibili ai manufatti urbani, alla ricchezza del paese. Ma questo impone anche che la città venga pensata in un contesto territoriale più ampio, cioè noi dobbiamo vedere da dove arriva l'acqua, da dove arrivano i pericoli dei fenomeni climatici, perciò la città va pensata in un contesto più generale ecosistemico, cioè dobbiamo guardare ai fenomeni atmosferici oggi come a delle minacce oltre che a come delle possibilità, delle potenzialità, e per fare questo occorre avere una cultura ecologica che manca all'urbanesimo. Io apprezzo molto gli studi di Maria Minnini, perché lei sta lavorando su questi territori di frontiera multidisciplinari che sono indispensabili. Noi abbiamo bisogno di ripensare la città in termini assolutamente nuovi e superando come dire, lo specialismo urbanistico che limitava la vita della città, gli spazi, ai manufatti, all'organizzazione della mobilità, no? C'è una dimensione che trascende queste pur importanti aspetti. La città è un luogo inquinante, sapete, non solo perché per lo smog automobilistico, ma è stato scoperto che pur essendo stati abbattuti grazie ai miglioramenti tecnologici gli inquinanti fondamentali, ossido d'azoto, anidride solforosa eccetera, non è stato abbattuto il particolato è in aumento ed è diciamo, l'elemento più rischioso per la salute umana, e si è scoperto che è dovuto al fatto che i suoli sono impermeabilizzati e la mancanza di verde impedisce l'assorbimento del particolato atmosferico prodotto dal traffico automobilistico. Infine, ultimo aspetto della città come ecosistema: la città è un organismo che vive sul suolo, che è un bene raro, finito, irriproducibile, da cui dipende la protezione della città, la salubrità dell'aria, la bellezza del paesaggio, ecco, su questo è stato detto, che è una componente fondamentale della qualità della vita. Se noi vediamo intorno a noi un paesaggio bello, è un risultato anche economico importante, perché l'economia deve servire a creare benessere. Il fine ultimo dell'economia non è la crescita economica in sé, è il benessere delle persone. Se noi viviamo in un contesto bello, noi naturalmente otteniamo il massimo che l'azione politica ci può fare conseguire. E questo naturalmente, quest'idea della bellezza ci porta ad un'altra dimensione, chiudo, che è fondamentale per capovolgere l'utilitarismo economicistico che ci ha fatto avere un'idea stravolta di città, e cioè il fatto che la città è fatta di spazi, di socialità che noi abbiamo perduto. Quando io ho ascoltato con grande piacere l'assessore Barbanente, la quale ci informava sull'espulsione, diciamo, delle auto da un lungomare di una città di cui non ricordo il nome, non mi ricordo se era Bari, e Mola di Bari. Quello è un risultato straordinario. Vedete, le piazze, che sono un'invenzione urbana straordinaria del mondo moderno, erano luoghi di socialità, erano il luogo dove
diciamo, gli spazi comuni venivano riempiti dalla comunicazione dei rapporti interpersonali dei cittadini. Oggi sono parcheggi per le automobili, cioè le automobili hanno preso il posto degli uomini. Allora recuperare il senso della bellezza dello stare in città costituisce un antidoto straordinario contro l'economicismo e anche un'idea vecchia, brutta, insostenibile di città che ci dobbiamo lasciare alle spalle. E io credo che voi amministratori di questa regione e anche di questa città davvero potete costituire un'avanguardia nel moto di rinascita e rigenerazione della città. Voglio chiudere ricordandovi che la società dei territorialisti, che racchiude tanti urbanisti, diciamo mette insieme tanti urbanisti, architetti, geografi, storici, eccetera, vuole organizzare quest'autunno un convegno, dopo aver fatto un convegno a Milano sul ritorno alla terra, vuole organizzare questa società un convegno sul ritorno alla città. Io suggerirò dopo questa visita la rigenerazione della città più che il ritorno alla città, perché ci siamo ancora. Grazie per la pazienza. Credo che dalle parole che ci ha detto Piero Bevilacqua possiamo trarre molti spunti per il lavoro che ci attende. Io non vi faccio perdere tempo, lascio la parola ad Albino Caporale. Grazie dell'invito, anche perché ho visto il lavoro che fanno i colleghi che fate qui in Puglia. Credo che potremmo fare una sorta di gemellaggio fra i nostri progetti integrati urbani, che poco si conoscono perché paradossalmente sono più amati fuori dalla regione che dentro la regione, questo lavoro che avete fatto, che è molto simile nell'impianto e nella realizzazione. Io provo un po' a parlare del tema che mi ha assegnato Roberto Gianni, però non posso non commentare alcuni passaggi rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, perché io di mestiere devo organizzare i processi che in qualche modo danno corpo all'idea politica e quindi agli orientamenti. E quando si incomincia a ingegnerizzare, scusate questo termine, e a dare contezza di questo, diventa la cosa un pochino complicata. Provo a parlare delle aree interne, perché in qualche modo questa è una intuizione estremamente intelligente, a proposito di smart, di questa futura fase di programmazione. Però più avanti si va nell'elaborazione, più, come in tutte le politiche di sviluppo, ci si trova di fronte alle contraddizioni rispetto a una politica, perché, come dice Roberto Gianni, non si inizia da zero. Il Dipartimento di Politica di Coesione ha prodotto due documenti e sono stati presentati prima in un convegno a Roma nel dicembre scorso. Nel marzo scorso, credo sia stato, mi pare, a Rieti si è fatto un seminario sulle casi di studio, diciamo così, sono stati presentati amministratori, territori, luoghi, ed è uscito un secondo documento che è molto, una versione molto più avanzata, che incomincia un po', come dire, a mettere le mani dentro la situazione concreta. Primo punto, io come secondo mestiere mi occupo di industria. Questo documento non parla mai di industria. Se è una scelta politica ben definita, bisogna avere contezza che rispetto ad alcuni territori, alcune aree interne, poi vediamo un po' e ragioniamo di cosa si parla, probabilmente bisogna affrontare il tema della compresenza dell'industria insieme a paesaggi rurali o agricoli. Non voglio ritornare al concetto di industria urbanizzata che ha sviluppato Beccattini in Toscana, eccetera, ma è pur vero che molti territori statisticamente rurali, perché poi qui, e che possono essere considerati aree interne, ci sono presenze di distretti industriali. Questo è un tema di sviluppo, è un tema di ricostruzione storica di un percorso, è un tema che va affrontato.
su questo punto di vista il documento è fragile dal mio modesto punto di vista, perché comunque assume una definizione di aree interne che non tiene conto della varietà dei territori. La presentazione che ha fatto la professoressa dimostra ancora di più che in un territorio come la Puglia parlare di alcune aree interne significa definire una cosa che è completamente diversa dalla Toscana, parlo della mia regione naturalmente. Secondo elemento, conosco, devo dire, perché bisogna conoscere la letteratura del professor Bevilacqua, però ne abbiamo parlato ieri sera, i territori rurali e l'agricoltura è una delle politiche più sovvenzionate dalle politiche comunitarie. L'Unione Europea nasce con la politica agricola comune, sono 60 anni di interventi nei territori delle aree interne e non interne, i risultati sono questi. Su questo dobbiamo fare una riflessione, perché far questo e senza riflettere su cosa è successo di 60 anni di politica agricola comune e di piani di sviluppo rurale sarebbe un errore, non dico storico, ma sicuramente anche prospettico, perché la scelta degli ultimi anni di quegli interventi è una scelta parziale, è una scelta che va proprio nella direzione che viene indicata da questo documento. Allora ci si chiede che cosa hanno fatto in tutti questi anni quegli interventi di forestazione, di sboscamento. La regione toscana, parlo della mia, nelle aree interne si soffre di un fenomeno che, come dice il mio presidente, appena piove 2 millimetri d'acqua, non è solamente il cambiamento climatico, fenomeni franosi permanenti. Eppure sono i territori su cui la PAC è intervenuta, piano di sviluppo rurale è intervenuto, forestazione, tutti gli interventi tipici. Si tratta di capire cosa è successo allora con queste politiche. Professore, però queste sono le contraddizioni su cui bisogna confrontarci, perché la PAC nasce perché l'Europa doveva garantirsi le produzioni agricole per la sopravvivenza, siamo arrivati in un'organizzazione mondiale in cui abbiamo le eccedenze e facciamo morire di fame i paesi terzi, ma questo allarghiamo il tema. Però questa è una contraddizione rispetto alla quale, quando si ragiona di aree interne, bisogna affrontarla. Terzo elemento, se l'idea di area interna significa, come in parte il documento dice, la capacità e la possibilità a quei territori, a quegli abitanti naturalmente, di poter sostenere, autosostenersi con le risorse del territorio, quindi endogene, bisogna fare attenzione che molte volte queste risorse sono insufficienti. E come si riesce a integrare la multifunzionalità dell'agricoltura con trasferimenti da spesa pubblica? Allora, noi siamo in una situazione in cui molte di queste politiche sono sostenute da spesa pubblica permanente, sono trasferimenti veri e propri. C'è il trasferimento, le politiche comunitarie di coesione sono una grande politica redistributiva, perché ci sono paesi ricchi che trasferiscono a paesi meno ricchi. Ora l'Italia è diventata improvvisamente ricca per un fatto statistico, quindi diamo soldi per riutilizzarli secondo alcune allocazioni. Allora, da questo punto di vista, sulle aree interne una riflessione sulle politiche oltre l'analisi, perché io ho molta difficoltà, e parlo della regione toscana, che tutte le aree interne possano trovare una via d'uscita economica di sopravvivenza, cioè consentire alle popolazioni di poter lavorare, abitare, lavorare e stare in quei luoghi, e come dice Fabrizio Varca, anche la possibilità di uscirne naturalmente, nel senso che se uno trova lavoro fuori di lì è molto buono, non è che bisogna concentrarceli. Io credo che le soluzioni che storicamente sono state percorse, il turismo, in alcune regioni, in alcuni territori della regione toscana, l'effetto della rendita fondiaria è avvenuta sui casali, sul recupero di... Io credo che nel Salento una cosa simile stia avvenendo. E quindi è lo stesso fenomeno che si è registrato nelle città. In molti comuni della Toscana non si trovano prime abitazioni perché tutto il recupero urbanistico e delle abitazioni è destinato al turismo, ospitalità diffusa, eccetera, e alle seconde case di tutti quelli che vengono e che dicono ottimo questo paesaggio, peccato che non c'è nessuno. Gli uffici turismo, un indicatore indiretto è che gli uffici turismo di alcune zone turistiche della Toscana, una per tutte la Val d'Orcia, 15 settembre chiude e riapre il 15 giugno, cioè diventa un territorio morto in quella fase, nel resto del tempo. Attenzione da questo punto di vista. L'agricoltura e ambiente. Io venendo qui, ne parlavo ieri, ho attraversato, essendo io di origine irpina, ho attraversato da Avellino fino a Bari, la terra dell'osso,
è rimasta tale perché ci sono questi magnifici paesaggi di grano e ci sono gli impianti eolici. Io ho amici che fanno un movimento contro l'insediamento di questi impianti eolici, ugualmente come si fanno in Toscana. Allora il tema dell'energia, che per anni è stato sovvenzionato dalle politiche comunitarie per motivi altri, e che vent'anni fa la stessa letteratura che adesso ci dice non si può fare energia da biomasse, non si può fare energia dai campi solari, gli impianti eolici devono stare all'interno di un quadro di riferimento, mi si dica come si fa. Risparmio energetico. Guardate che molta parte dei redditi dei coltivatori diretti, non dico delle grandi imprese agricole, dei coltivatori diretti, è stato integrato negli ultimi anni da piccoli impianti solari, perché il livello di ritorno che c'era, di incentivazione, era talmente elevato per cui accanto alle fattorie c'erano bei campi solari che hanno dato un'integrazione al reddito molto forte, molto forte. Naturalmente il paesaggio ne ha pagato le conseguenze. Quello che dico, naturalmente, si basa oltre che su impressioni, sugli stessi dati che il DPS ci dice. Quando si sta tentando ora di classificare le aree interne, il tema dello spopolamento, Roberto diceva non si può partire solo da lì, o anche vero, però risulta che in Toscana, nel territorio ultraperiferico, c'è stato un incremento di insediamenti umani. Quindi significa che quello è un'area interna buona. Allora qui, secondo passaggio, cosa si intende per aree interne? Nei primi mesi, nei gruppi di lavoro, significava né più né meno aree territorio rurale, tutto ciò che non è città. Se è così, in quei territori, ripeto, come ho detto prima, interventi negli ultimi 40 anni ne sono stati fatti, a mio avviso l'idea di area interna, riprendendo né più né meno il linguaggio che, diciamo, da dove siamo venuti, insomma, voglio dire, perché molte volte l'invenzione delle categorie economiche o anche descrittive non fanno altro che ripercorrere. Territori fragili? Roberto ha detto territori in ritardo di sviluppo, sono interventi che vanno fatti secondo la logica in quei territori che sono non le città naturalmente, che maggiormente soffrono di quelle condizioni, di assenza di condizioni per la residenza umana, le cosiddette precondizioni. Sono territori non accessibili perché la coesione e l'integrazione si fa a prima porta sulla mobilità, i tempi di spostamento sono essenziali, ce l'avete insegnato, non sempre condizioni di sviluppo, sia chiaro. Ci sono dei distretti nella in Veneto, la Luxottica, che credo sia uno dei più grossi produttori di occhiali a livello mondiale, sta in un luogo montano, inaccessibile. Ci ho fatto uno studio da un geografo su posizionamenti di distretti industriali e tempi di percorrenza, non distanze. E questo risultava essere uno dei più difficili da accedere, però era uno dei distretti in cui è nato il distretto dell'occhialeria a livello mondiale. Quindi anche questa correlazione non sempre. Ho conosciuto dei distretti in Spagna, Comunità Valenziana, di giocattolo, la calzatura, cui ci vogliono 3 ore di treno per arrivarci e comunque continuano. Quindi i fenomeni sono abbastanza variegati e difficili molte volte da catalogare. Però l'accessibilità è fondamentale per la popolazione. Secondo, i servizi sociali. Terzo, i servizi sanitari. Perché perfino il turista quando va in una zona amena, se si sente male, come ho sentito ieri sera qui, ascoltando una guida turistica, se a Matera per andare all'ospedale bisogna affittare un taxi e pagare 200 euro, il turista non ci viene. Quindi le condizioni di vita della popolazione sono esattamente le stesse condizioni che anche il turista richiede, perché ha bisogno di rete, banda larga, perché può lavorare tranquillamente in qualsiasi parte del mondo. Ha bisogno di servizi sociali, ha bisogno di servizi sanitari. Molto del turismo rurale è legato alla terza età, l'estensione della stagionalità turistica è legata a questo fenomeno di arricchimento mondiale, per cui noi, parlo della Toscana ma credo che in Puglia sia diverso, noi siamo inondati fuori stagione di turismo oltre 65 anni e con le pensioni sono migliori di quelle italiane, quindi si possono permettere di andare in circolazione. Allora, se su questo è il ragionamento, io credo che qui sia una grande intuizione che ha bisogno di tempo, lavorare su quei territori periferici nel senso relativo del termine, che soffrono dell'assenza delle condizioni di permanenza delle popolazioni sul territorio. Perché se il ragionamento è evitare l'urbanizzazione eccessiva, significa che da qualche altra parte la gente la dobbiamo mettere. Ora, in Toscana noi, per parlare della mia,
io non sono molto d'accordo, professor Begliacco aveva parlato, con questa visione estremistica che noi in Toscana abbiamo consumato territorio. Lo abbiamo consumato in misura minore di altre regioni. Guardate, in un quinto del territorio regionale si sono concentrate il 90% delle attività produttive, comprese quelle agricole. Noi abbiamo 4/5 del territorio che ha livelli di densità di popolazione assolutamente al di sotto di quella rurale. No, se leggo alcuna pubblicistica, professore, lo sa meglio di me, sembrava che noi abbiamo distrutto. Io penso a casa mia, professore, perché se dovessi parlare male degli altri farei bene, devo parlare male di me o essere critico di dove lavoro. Voglio dire, da questo punto di vista c'è stata una concentrazione dove? Lungo gli assi di viabilità e di accessibilità. Ci sono territori in cui in regione toscana lo sviluppo è difficile e complicato per i tempi per i tempi e le modalità di accesso. Da questo punto di vista io credo che sia le precondizioni, perché andare sul Monte Amiata, che è una stazione sciistica, e ci vogliono 3 ore da Firenze, io mi immagino chi possa venire e sviluppare, al di là che la neve ce n'è anche poca da questo punto di vista, ma ci si può fare biciclette, tutto quello che si può inventare. Chiudo su un tema: quale politica per questi territori? Io ho provato un po' a ragionare e i primi documenti, io credo che siano, i tavoli nazionali sono un po' tradizionali, e il turismo e i prodotti tipici, questo sono interventi, come dire, accessori. Bisogna lavorare sulle condizioni di contesto, sulle economie esterne, dovrebbero detto, cioè appunto accessibilità, servizi. Se non ci sono queste precondizioni, come dice il documento, non si parte nemmeno, e qui significa un confronto, uno scontro molto forte con i ministeri. Io mi permetto di sollevare a questo punto una cosa, lo dico a Roberto Gianni in funzione: il Ministero, Dipartimento di Coesione, farà un programma operativo nazionale sulle città, partendo dal, dico virgolette, fallimento degli interventi nelle aree urbane nel Mezzogiorno. Francamente, io vedendo quello che si è fatto in Puglia, non capisco cosa di meglio possa fare un Ministero dei Lavori Pubblici, che ha fatto il piano città, che è né più né meno una bella lista della spesa, in cui a Firenze, in Toscana, hanno finanziato l'ennesimo lotto del Palazzo dei Congressi di Firenze. Non mi sembra né progettazione integrata né ragionamento partecipativo, ma solamente spesa pubblica a tamponamento di un'opera nata nel centenario, insomma, ha una storia, addirittura c'è anche procedimenti penali in corso con proprietà di opere pubbliche. Questo è stato il piano città, si chiama anche piano città, una lista della spesa con una distribuzione. Ecco, lavori fatti sul territorio come questo, non capisco, ripeto, perché debbono essere a una regia nazionale. Naturalmente anche le regioni del centro-nord dopo 40 anni avranno un programma operativo nazionale per le aree metropolitane. Noi abbiamo fatto i PIUS, piani integrati, poi un programma di nomi, sempre quello sono. Credo che siano un buon risultato, hanno funzionato, sono i comuni, ai comuni piacciono. Questa difensione metropolitana divisa dalla menzione urbana, io credo che sia una lettura un pochino, quando sono scelte politiche io le accetto perché è il mio punto di vista, però regioni che sono state in grado, ripeto, da partire dalla Puglia, dalla Toscana, di fare operazioni di questo genere, che mi sembrano più che dignitose secondo l'ottica comunitaria, anzi di livello di qualità, ripeto, non capisco perché debbono essere gestite a livello nazionale, perché se il rischio è quello, che non vorrei che venisse fuori un bel piano aree interne gestito da un insieme di ministeri, i quali naturalmente, non avendo risorse, dovranno dire alle regioni e ai comuni: fate in questo modo. Allora, su questo io credo, lo dico a Roberto, diciamo, come spinta negoziale, perché altrimenti non si riuscirebbero a capire certe scelte. Io dico solo poche parole. Però prima vorrei sapere se qualcuno chiede invece la parola per fare considerazioni, domande, diciamo riflessioni su quello che è stato detto. Voglio solo ricordare che dopo questo incontro c'è un breve intervallo, diciamo, per una piccola colazione, e poi si riprende nel pomeriggio con un incontro che invece è dedicato alla esplorazione, diciamo così, da parte dei protagonisti di alcune delle esperienze condotte nel programma di rigenerazione urbana, soprattutto nel Salento, ovviamente, terra in cui siamo ospiti oggi.
Questa seconda parte dell'incontro di oggi sarà introdotto e moderato da Francesca Pace, che è la collega che ha seguito direttamente, diciamo, tutto il programma. E secondo me sarà un incontro di enorme interesse, quindi prego tutti quanti di voler rimanere. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Si riscalda il cuore. Sì, volevo soltanto fare una riflessione su quello che hai detto tu, sulla incongruenza alle volte dei finanziamenti che danno gambe alle idee. Allora, nel programma di sviluppo rurale si sa abbastanza bene che i urbani sono esclusi. Sostanzialmente tutto il castello delle riflessioni che sono state fatte non hanno finanziamenti dedicati. Bisognerebbe trasformare le aree metropolitane in aree svantaggiate e solo in questa maniera si potrebbe trasformare una potenzialità in una visione che è evidentemente distorta. Quindi in realtà alle volte la programmazione non è capace di intercettare le spinte anche di forte innovazione. Però per esempio rispetto al presidio, diciamo, al controllo degli esiti, c'è ormai un programma molto, perlomeno in Puglia è stato fatto in maniera molto attenta da parte dei comitati di gestione, di una verifica delle ricadute dei fondi di programmazione della stagione precedente per poter cercare di valorizzare le buone esperienze e ciò che è attecchito è buon seme, cioè il lavoro fatto dall'INEA con il gruppo, diciamo, di lavoro dell'assessorato all'agricoltura ha sicuramente attivato dei tavoli molto interessanti in cui, a partire dalle esperienze positive e negative, in un lavoro molto puntuale si è cercato poi di stabilire dei forum per poter immaginare quali potessero essere le attività più interessanti per la programmazione futura. Quindi non generalizzerei, in realtà il percorso è molto a macchia di leopardo. E invece una piccola precisazione rispetto alla traduzione della parola giardiniere, perdonati, giardiniere è giardiniere, non è orticoltore, perché nel nostro linguaggio non c'è, però la poetica è che il giardiniere è mestiere più antico dell'agricoltura e quindi va data questa visione al giardiniere. Qualcuno che chiede la parola? Anna Migliaccio. Volevo fare una riflessione rispetto alla questione dell'integrazione. E proprio al convegno a Milano della Società dei Territorialisti, che era intitolato Ritorno alla Terra, si è appunto sottolineato che il ritorno alla terra è anche un ritorno alla città e che le due cose sono insieme. Forse potremmo dire che è un ritorno al territorio, quindi alla considerazione del territorio non come un supporto astratto, un vuoto da riempire, ma come luogo, quindi qualcosa pregno di senso. Ed è fondamentale fare questo ragionamento sulla sincronicità delle politiche, perché è evidente che se continua l'incomunicabilità tra i settori all'interno della pubblica amministrazione, per esempio fra politiche urbane e politiche rurali, non riusciremo a vincere questa partita. Per esempio, la stessa agricoltura urbana è evidente che ha bisogno di una politica, di politiche ecologiche molto pregnante all'interno della città. Qualche giorno fa mi hanno detto che hanno fatto le misurazioni sulle piante di basilico che ormai le persone amano coltivare sui propri balconi, erano inquinate perché ovviamente raccolgono lo smog della città,
potremmo addirittura rischiare di ammalarci per questa nuova moda dell'agricoltura urbana. E dunque è fondamentale che le politiche in ambito urbano, rurali, siano accompagnate da poderose misure ambientali. E penso che il pionierismo agrourbano in questo momento creerà anche dei movimenti di cittadini molto esigenti, perché è chiaro che quando io inizio a misurare, a controllare le mie piantine a cui tengo, inizierò a volere una politica ambientale molto più rigorosa. Quindi il ritorno alla terra è giusto anche perché rafforzerà in un rapporto, no, reticolare. E chiudo l'intervento sul concetto di ecologia. L'ecologia è basata proprio sulla metafora della rete, sull'intreccio. E c'è un vecchio libro di Luhmann che si chiamava Ecologia dei sistemi. È uno dei primi libri che io ho trovato in biblioteca in Italia quando mi avvicinavo alle tematiche ecologiche. E all'inizio, quando l'ho letto, un sociologo scritto negli anni 60, non capivo. Non l'ho mai capito per anni, e poi dopo, lavorando nell'amministrazione pubblica, invece l'ho capito improvvisamente, cioè l'incomunicabilità tra i sistemi che lavorano in maniera autistica, per cui è molto difficile che all'interno di uno stesso edificio chi si occupa di ecologia parli con chi si occupa di politiche rurali, maledettamente difficile costruire politiche integrate. Questa è veramente la sfida, perché l'ecologia prima di tutto è un'ecologia della mente, è una capacità, e nessuna spinta centralistica che in questo momento sta serpeggiando in Italia, in fondo un po' anche nel documento di Barca, potrà, diciamo, anzi la vedo come una cosa pericolosa, perché la partecipazione non è perdita di tempo ma è assunzione di responsabilità. Significa che quando facciamo i forum cittadini, ognuno di noi impara a stare in una situazione collettiva, a parlare, a prendere il giusto tempo, non è il populismo che stiamo vedendo in questi giorni, ma in questi ultimi mesi, ma significa che ognuno di noi è responsabile quando parla in pubblico e che dobbiamo trovare delle soluzioni insieme, condivise, e quindi è tutta una cosa da costruire per crescere. E le città e il nuovo ritorno al territorio non possono che essere figli di questa nuova consapevolezza e assunzione di responsabilità civile di ognuno di noi. Grazie. Altri che chiedono la parola? No. Allora, poche considerazioni, diciamo, provvisoriamente conclusive. Primo punto, mi pare, diciamo, che da tutti gli interventi che sono susseguiti ci sia la condivisione che questo tema introdotto nelle politiche di coesione delle aree interne è un'occasione eccellente, diciamo, per dare un indirizzo utile soprattutto per il Mezzogiorno al nuovo ciclo dei fondi comunitari. Noi pensiamo che sia opportuno, diciamo, a cominciare da oggi trovare una sede in cui perfezionare, raffinare le riflessioni che abbiamo cominciato a fare oggi e che si inseriscono, diciamo, nel dibattito nazionale su questo tema, dove c'è molto da approfondire, da precisare, da chiarire, e quindi, diciamo, diffonderemo gli interventi che sono susseguiti nella giornata di oggi e proveremo, adesso vedremo come, a organizzarci perché questo dibattito coinvolga il maggior numero di persone possibili per consentirci di far tesoro di questa riflessione, per partecipare in maniera più consapevole al dibattito nazionale, perché vogliamo che le esigenze della Puglia abbiano peso, diciamo, nelle decisioni che si assumeranno a livello nazionale su questo tema. Seconda considerazione, io credo che oggi sia venuta fuori in maniera piuttosto netta la necessità di una riflessione, appunto, sul concetto di aree interne, che aree interne non possono essere soltanto le aree spopolate dell'Appennino, ma che in Puglia vanno riferite a una realtà, diciamo, territoriale molto complessa, articolata, ricca, diciamo, in cui credo di poter dire, ma è un tema su cui
ci gioveremo molto di una riflessione collettiva. Il concetto delle aree interne va riferito a quelle parti del territorio regionale che, pur essendo in rete nei termini in cui abbiamo detto e su cui poi dirò qualche parola in più, presentano delle condizioni sfavorevoli di sviluppo. Io, per semplificare al massimo, direi pure delle molte minori occasioni di trovare lavoro sostanzialmente, soprattutto per le giovani generazioni. Io credo che ci sono molte aree interne della Puglia, che continuiamo a chiamarle interne, in cui l'affievolirsi delle politiche di assistenza sta determinando condizioni di nuova povertà, di difficoltà di vita che possono portare a un nuovo abbandono, ma si tratta di aree dove ancora però invece c'è una enorme ricchezza di popolazione che può essere rivolta verso processi di sviluppo vantaggiosi e sostenibili. Da questo punto di vista non c'è dubbio che le tre condizioni che i documenti del governo individuano come condizioni preliminari per questa nuova fase di sviluppo, cioè un miglioramento delle condizioni di accessibilità, trasporti, istruzione e servizi sanitari, sono condizioni fondamentali per determinare una parità di condizioni di contesto tra tutti i territori. Peraltro sono elementi che determinano la qualità di un territorio, e la qualità di un territorio è una precondizione per lo stesso sviluppo economico, è un elemento che richiama risorse. Però io sarei per dire che questa cosa non basta, perché bisognerebbe ragionare, riflettere e definire che cosa intendiamo per sviluppo. Allora, da questo punto di vista, io credo che un elemento da guardare con grande attenzione riguarda quello delle risorse agricole e dell'uso delle risorse agricole, perché nella chiave nella chiave interpretativa di cui ci ha parlato Piero Bevilacqua, questo è un elemento fondamentale per impostare nuove politiche di sviluppo che naturalmente possono determinare traguardare un mondo agricolo e rurale molto diverso da quello che i nostri giovani per esempio hanno conosciuto e da cui tendono a fuggire, ma che avendo garantito, potendo garantire condizioni di accessibilità migliori, può cambiare completamente le prospettive, può determinare un interesse completamente diverso dei giovani verso questo nuovo tipo di occupazione, che peraltro è al momento quello su cui è possibile conseguire, potrebbe essere possibile conseguire risultati più immediati. D'altra parte, io ripeto, ritengo che gli altri due termini, le altre due possibilità su cui lavorare per determinare condizioni di sviluppo, quella del turismo e quella dell'industria, sono entrambe condizioni possibili. Si è detto molto del turismo, ma io credo che del turismo bisognerebbe anche cogliere l'effetto didattico che la presenza di turisti avvertiti, culturalmente preparati, sensibili, può determinare nel miglioramento degli atteggiamenti della popolazione locale verso prospettive di sviluppo diverse da quelle che si sono immaginate fino ad ora. Quanto all'industria, ricordo che è opportuno tenere presente la struttura del territorio pugliese, in cui il ragionamento sulla diversificazione produttiva forse andrebbe fatto alla scala regionale più che nei singoli territori, quindi alla scala territoriale.
ragionando sulla possibilità di rendere comunicanti e integrate tra di loro parti diversamente caratterizzate, che però possono recuperare il policentrismo, la diversificazione, eccetera, attraverso l'attivazione di un sistema, di una rete di comunicazione e di trasporti di gran lunga diversa da quella che abbiamo oggi, ma su cui le prospettive di riforma sono prospettive a portata di mano. Io su questo vorrei dire due parole, perché mi pare decisivo, interpretazione originale del ruolo delle aree interne nel territorio regionale in una diversificazione produttiva integrata al tempo stesso, in una dimensione ugualmente fruibile, si gioca sulla modernizzazione del sistema dei trasporti, sulla sua integrazione nel tessuto urbano, sulla capacità che i nodi della rete siano nodi capaci di diffondere gli effetti della rete dei trasporti nel suo insieme. Ecco, da questo punto di vista, al momento la Regione sta completando un programma di investimenti delle infrastrutture dei trasporti, in particolare delle infrastrutture ferroviarie, per circa adesso io non voglio dare una cifra, ma un programma enorme in cui molte delle ferrovie locali e anche della rete RFI saranno profondamente rinnovate. Qui nel Salento abbiamo un esempio lampante, perché la rete delle ferrovie del sud-est dalla fine di quest'anno, a cominciare dalla linea che da Lecce va a Maglie via Zollino fino a Gagliano, sarà completamente rinnovata e si trasformerà, ed è la prima delle linee che subirà questa trasformazione, in una metropolitana regionale con treni molto più veloci e molto più frequenti. Poi seguiranno i tratti della Maglie Otranto, della Casarano Valdipoli e della linea per Gagliano, da Lecce per Gagliano via Novoli. A questo rinnovamento non si ferma alle ferrovie del Salento, riguarda anche la ferrovia del sud-est da Bari a Martina, e riguarda le ferrovie del Nord Barese, che consentiranno un accesso all'aeroporto di Bari per tutta l'area Nord Barese, da Foggia, Barletta, eccetera. Ma questo lavoro, che è un lavoro molto complesso e che riguarda la rete, avrà effetti enormi sulla interoperabilità, sulla possibilità che i treni delle diverse società possono viaggiare sulle tratte ferroviarie di altre società, e quindi garantire non solo un processo che porti a una tariffazione integrata, che è fondamentale per migliorare il sistema dei trasporti, ma anche alla possibilità di riproporre un uso delle ferrovie per il trasporto delle merci, che non ha soltanto un risvolto ambientale, ma serve anche a dare un contributo tariffario alle ferrovie, che è la premessa per offrire servizi migliori ai cittadini senza chiedere tariffe molto alte nel biglietto ferroviario. Ora, tutto questo sposa con un lavoro che contemporaneamente la Regione sta facendo per migliorare l'accesso alle stazioni, non solo con i programmi di riqualificazione che in gran parte avete visto qua, ma di cui abbiamo degli esempi in molte città pugliesi. Ripeto, qui a Lecce secondo me c'è uno degli esempi più significativi, con la riqualificazione contemporanea delle cave Marcovito e del secondo fronte della stazione, ma anche con una riprogrammazione dei servizi su gomma. Io sentivo prima che ne parlava il Presidente Gabellone, ricordando una cosa che è vera, che con il miglioramento dei servizi ferroviari bisogna ridurre in maniera considerevole i servizi su gomma, che spesso hanno le stesse percorrenze dei servizi ferroviari e che da questo momento in poi in gran parte non saranno, a mano che finiscono i lavori sulle ferrovie, non saranno più necessari. Che farne di questi servizi ferroviari? La cosa principale è quella di
far sì che dovunque ci siano centri abitati non a portata di cammino, diciamo, della stazione, si possono organizzare dei servizi di adduzione alle stazioni in coincidenza con gli slot ferroviari, diciamo, per dirla in parole povere. Questo processo è un processo che nel giro, diciamo, dei prossimi 3-4 anni, io direi, darei come orizzonte il 2016, è un processo che si sarà realizzato e che consente di porre le questioni di cui abbiamo parlato oggi in una chiave completamente diversa. Io chiudo qui, ringrazio tutti per averci ascoltato con pazienza e attenzione, ci rivediamo tra un'ora circa. Grazie.